Yugi e tutti i duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi andremo a reactare a un video molto importante, collegato al prossimo episodio del podcast, ovvero Mondiale Yu-Gi-Oh! 2005, materiale video esclusivo dal torneo mondiale di Tokyo. Detto questo, ovviamente ragazzi, prima di iniziare, vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Fantasia Store, il miglior negozio per l'acquisto di giochi da tavolo, Funko, giochi di carte, ragazzi, giochi di carte sono il futuro, Yu-Gi-Oh!, Magic, Pokémon, One Piece, Lorcana, cioè c'hanno di tutto. Quindi ragazzi, se volete un piccolo sconto, il 5% che non è male, vi ricordo di passare qua sotto in descrizione che trovate il mio referral link e il codice sconto cappello C. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon e One Piece, trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante, anche Kill di Common, se ne può parlare. Detto questo, prima di partire vorrei fare un attimo una precisazione. Questo video è stato realizzato da Namer Merli, campione italiano del nazionale del 2005 e uno dei partecipanti al mondiale dello stesso anno. Quindi fatevi due conti su chi avrò come ospite sul canale prossimamente. Detto questo, andiamoci a vedere il video. Erenz, dai, sei pronto? Questo è il magico mondo di Gotha, anche se lì c'è scritto 2019, ma vabbè, lasciamo stare. Pronto? Sono prontissimo, immergiamoci. It's time to... While Konami got us used to incredibly high production value and big profile esports level events for modern Yu-Gi-Oh! Tournaments, there was a time in the early days of the TCG where major competitions were a lot more intimate and definitely not that well covered or documented, including the first few World Championships. And that, of course, was also the case for the Yu-Gi-Oh! World Championship 2005. Only guarda, the third world level invitational tournament. Quando Konami sapeva fare gli eventi bene, eh? Quando c'era lui. Quando c'era l'azienda innominabile. Eh sì. Però nel senso, ovviamente, quello che è successo è successo, eh? Non ci si può mettere le mani, sì. Un po' piango ogni tanto e ripenso ai tempi passati, però ok. E anch'io. After the initial release of the trading card game in Japan and everywhere else in the world. I was one of the lucky 40 duelists to take part in the competition, representing my country, Italy, after winning the 2005 Italian National Tournament, the equivalent of a World Championship qualifier in today's term, before continental... Lo conosco! Lui è il mio fumettaro! Il judge. Sì. Il judge è il mio fumettaro. Guarda che logo aveva lì sopra. Lo vedi quel logo? Io lo vedo. Gli devo chiedere se ha ancora la maglia. La voglio. Ma... guarda su che tappetini duellano. Guarda che figata. It took place in Florence, Tuscany, in July. È pronto, eh? Guarda che titi potentissimo. One day 16 hour long tournament from which I somehow came out victorious. You can check out the video of my crowning final game in the description. But that perhaps is a story for another day. Going back to the WCS 2005, I have very fond memories of that incredible experience. But as I said, it took place when the TCG was still very young and in its early days. So, beh dai, il gioco c'aveva già 10 anni, no, 10 anni no. C'aveva... 3. Ah, in Italia sì, 3, in Giappone eravamo già al sesto. No, al settimo, perché è il 99. Era l'uscita di GX, quindi sesto. Ok. Era a metà del sesto anno di vita dell'OCG, sostanzialmente, credo. Diciamo che... quello che si può definire il vero OCG. Qualcosina avevano già dato, eh. Time where mobile phones could barely take very crappy pictures, let alone shooting videos. And modern social network were not invented yet. You know, YouTube was only a few months old by then. So there is very little visual documentation of the tournament itself. Manco il mio cellulare fa video così brutti. Ci mancherebbe. Come minimo, se qualcuno c'ha quel telo a casa, c'ha tipo 6.000 euro de telo. Ma vabbè, dettagli, eh. 6.000? 6 milioni. No, adesso, non credo, dai, su, oh! È del mondiale, c'è solo quello. Non è stato distribuito agli store come tutti gli altri. Vorrei dire anch'io cosa c'è di unico, però nel senso, parliamo avanti. E non vale 6 milioni. Plus, as opposed to the previous two World Championships that were held in the US with massive coverage and spectator attendance, this was the first one to take place in Japan, so far removed from the rest of the world. Ma perché quello che hanno fatto a Rimini non era così grosso? Non c'era tutta sta gente che guardava. C'era uno schermino e basta. E Infernity che prende... no, che dà il cazzo adat. Even harder, sì, esatto, for Western websites and fans to follow or get hold of info about the event. Comunque è incredibile, gli asiatici sono tutti uguali. Sì, è quello che ha vinto il mondiale l'anno scorso, no? Ma per me potrebbe essere, sì, anche quello di quest'anno. Hence the reason why I decided to make this video. Era una tipa o un finlandese?
Secondo me è un finlandese. Ok, anche secondo me. What the Yu-Gi-Oh! World Championship 2005 looked like with some exclusive videos and pictures taken on location more than 15 years ago. What you are seeing is a mix of media coming from different sources, including Konami's official videos, spectators' pictures and some never seen before footage from myself and one other participant. Però guarda che culo il padre che ci ha, l'ha portato in Giappone. In Giappone. Che mi pare non mi fa mandare neanche a Bologna. E c'ho 27 anni. 26. Cioè, ancora di cosa va. Stiamo parlando? Takeru Norihama from Japan, who was so kind to share the raw videos with me for... Ecco, quello è palesemente Fiorella Mannoia quando era giovane. È uguale. È palesemente uguale. Ci manca solo che canta il cielo d'Irlanda. The making of this project. Go check his YouTube channel down in the description. So, the Yu-Gi-Oh! World Championship 2005 was organized by Konami and... Parlavamo di una certa azienda. UDE. Ragazzi, queste sono collaborazioni incredibili. Però... Tu hai visto come è fatto il logo UDE, vero? Sì. È bellissimo. È creativo. Ci sono tutte le lettere. È bellissima sta cosa. Upper Deck Entertainment, which was still distributing the TCG and looking after the organized... Sottolineiamo che si occupava, perché non si occupa più. E quindi un po' così. Sai, quando fai carte false, e non nel senso fai intrallazzi, fai proprio carte false... succedono cose, denunce, o così, ogni tanto, no, sai. In tribunale perdi. E devi sborsare un sacco di soldi. Però, nel senso, chi siamo noi per mettere bocca su collaborazioni e aziende multimilionarie? Nessuno. Was held in Tokyo, Japan, on the 6th and 7th of August 2005. The two-day event took place at the Differ Ariake, a now-defunct indoor sporting arena located in the Tokyo neighborhood of Ariake, in the Tokyo Bay. There were 40 previously qualified participants from all over the world, representing a total of 32 different countries. That's because some territories had more than one representative, specifically Japan with 4 duelists, the United States with 3 and Chile with 2. Okay, non lo sapevo. All our lovely faces with names and nationality were on display on a big panel at the entrance of the venue. All duelists were staying at the Tokyo Bay Ariake Washington Hotel. Ecco, come minimo, visto che a Giappone non esiste più neanche questo, distrutta totalmente. Just a 10-minute walk from the tournament venue. The morning of the event, we all gathered in the lobby of the hotel to then be driven to the Differ Ariake by a private coach booked by Konami. The first day of the tournament was behind closed doors with only a handful of friends and family allowed to spectate in the private room. After a quick introduction and... Io lo conosco. Sto judge l'ho già visto da qualche parte. Sì, anch'io. Ha una faccia familiare effettivamente. Boh. Explanation of the general code of conduct by the judges. The first part of the day one was dedicated to the initial Swiss rounds. But before moving on to the actual footage from all the 6 rounds plus the top 16, let's have a look at the initial. Aspetta, chi ha vinto Attila? No, penso siano i tavoli. Ah, che sfiga. È il primo round. Ok, troveremo il vincitore e lo intervisteremo. Quello si è fatto col segno della croce. No, penso si stia sovrinando gli occhi. Non credo. Comunque si vede che sono giapponesi, guarda come giocano veloce. In una mossa ne hanno fatte 4. E la cosa più forte che potevi fare è Bukumusto 7-3. Guarda, considerando come organizzata, potevo palesemente organizzarla nella soffitta di casa mia. È un po' triste, sì. È buio, cioè, senso. Konami, probabilmente quei ragazzi nel corso di quest'anno ti hanno lasciato almeno 50.000 euro a testa. Ma prendiamolo un bello stadio, dai, su. Con i LED, con tutte le robe carine come si fanno con gli ultimi. Gli è andato la maglietta. Forse, ma non ne sono del tutto sicuro, gli è stato pagato il viaggio. Beh, magari anche quello sì, tecnicamente viaggio, alloggio e robe sono pagate. Dici che avevano finito il budget e quindi non hanno potuto prendere uno stadio? Penso che Konami sia talmente grande che i soldi che entrano, cioè, sono stati investiti nel duro e hanno fatto bene fino al 2017. E poi il gioco è palesemente morto. Oh! Deve stare attento, eh. Kikoraro, mamma mia. Oh, mamma mia, guarda. Quello è gold, quel Jinzo. No, è Secret, ma che gold? La gold è uscita nel 2008. Poi le sleeve erano terribili all'epoca. Erano terribili. Era tutto terribile. Quinto turno, la gente inizia un po' a perdere, prende i piselli, tutti in fronte, pam pam pam, uno dietro l'altro. Il ragazzino giapponese che se la ride perché sta battendo una squinziglia di 16 anni e 20 anni. Allora, ci pensi che questo è del 2005 e sono passati 19 anni? Che cazzo stai dicendo? Smettila di dire balle. 19 anni, avevo 8 anni. Madonna, la gente di sto video, che altro l'età, c'è la gente tipo... Adesso c'ha tipo 40 anni. Sì. Anche di più. 43, tipo José, che ne aveva tipo 24 ai tempi. Ma tanto, chi sta a questo torneo palesemente non sa giocare, perché gli basta becca Trinity. Arrivano a quel punto a caso, solo con enormi botte di culo.
Ovvio, cioè non c'era ovvio, skill qua, è innegabile. Ovvio. Cioè ecco, ma se ha vinto questo qua col cappellino, ha vinto perché ha fatto Trinity, basta. Guarda, io vorrei solo la busta col logo Konami. Io voglio sapere cosa c'è dentro. Ma ci sarà sicuramente un panetto di... Vabbè, ovvio. Ok. Until the two finalists were decided. Jorge Fabian Piña Lizarraga from Mexico and Miltiadis Marco from Greece. Ok, abbiamo capito che l'Italia è stata battuta, sì, è stata sbattuta fuori. E quindi è andata un po' così. Guarda quello col cappellino seduto lì completamente scoglionato che si è rotto le palle di essere il più alto. Ma no, penso abbia perso, è questa la motivazione. In questo caso hanno tolto dai tavoli e hanno chiamato più già. Dai, perché qualcuno che potesse steccare il mazzo all'avversario ci può sempre stare, eh. Non è una cosa nuova, eh? No, per niente. Guarda che professionisti. Asiatici. Come abbiamo detto, se tu sai fare una cosa, c'è un bambino asiatico di 4 anni che la sa far meglio. Perché ovviamente lì fino dai 3 mesi, ma anche prima, fino a che non muoiono, vengono bastonati dalla società finché non diventano perfetti o s'ammazzano nella selva dei suicidi. Può capitare, nel senso... Io mi dissocio con quello che ha detto. Mi dissocio, però è una problematica che c'è in Giappone. Effettivamente vengono sfruttati e lavorano fino alla morte. Cioè, ci hanno fatto un anime che si chiama Zombie 100. Sì, vero. Oppure c'è la gag dei Griffin. Sono diventato dottore, papà, ho 12 anni. Tu chiama me quando sei dottore. Che vita triste. T'ho detto, ecco, lui bravo, il bambino di 4 anni, gli ha dato il pisello. In fronte, papà, due volte. Guarda come ride, guarda com'è felice. Guarda questo invece com'è frustrato l'aver perso dal ragazzino. Guarda, frustratissimo. Aveva la faccia proprio, ma per... Ma tu hai visto che bella roba che c'era lì in fondo? Sì, se ha 12 anni vuol dire che attualmente ne ha 31. Beh, il cameraman è arrivato palesemente tardi, eh. Se non vorrei dire, però, a partita già iniziata. Indovina del giorno dopo della finale chi non sarà cameraman. Loro non lo sanno, ma stanno per ottenere una carta che verrà venduta 12 anni dopo a 40 volte il suo valore iniziale. Che bello. The second day the venue opened up to the public with the event moving to a bigger convention room to accommodate for the 400 plus people that turned up throughout the day. Cazzo, guarda che figata qua adesso. Avevano già i due termini. Io pagherei per avere quelle macchinette adesso, perché Konami non le rifai in tutto il mondo. E io non erano delle due termini quelle lì, ovviamente, però. No, non è, erano le loro. Però io mi immagino se le rifacessero, gente impazzirebbe, butterebbe migliaia e migliaia di soldi, si farebbero truffe per prendere rotoli di quelle robe. Vabbè, lo sappiamo già, ragazzi, ma quanto sarebbe per bello. Per comprare una macchinetta, Phil. Sì. Certe persone direbbero, oh, collezionato 50... niente. Public could play against the already eliminated remaining 38 world championship representatives from all over the world. Of course, the main event of the second day was the big final Mexico between Grecia. Mexico and Greece. It was played on the big stage with judges overseeing the matches and a camera pointed at the table to show the play field on a big screen for the spectator. E chi ha vinto? Dai. Ma ha vinto lui? Comunque c'ha la cresta prima che la cresta andasse in moda, eh. Quel taglio lì, minchia, andava di moda in quegli anni. Anzi, ah, ok, non era ancora iniziata. Ma quanti anni ha lui? Ah, io tifo per quello che non è il messicano. Allora, ha settato 3. Tempesta? No, Pod of Grid. Charity, dai. Dai, Charity, lo so. Tira Charity. Charity e Serpente. Madonna. No, cos'è? Sleeve, guarda le sleeve giapponesi, Dio caro, che belle. Non ho capito che carta è.
so. Hai rimesso qualcosa in cima? Dammi un tuo. Ok, no, zia, è un pazzo. A giudizio solenne settato. Tempesta? No. Charity di nuovo. Sì, Pot of Greed di nuovo. Cos'è successo? 7-2. Non può, non può. Non sto capendo, qualcuno si è incazzato. Il Messico ha dichiarato la guerra alla Grecia, cosa? Sì, 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 sì. A quanti anni c'ha lui? Mi sa che quello di 24 anni, quindi adesso ce n'è 43. Il Messico là. Anche... cioè, anche lui, anche la Grecia non è che sia giovane. Mi sa che lui ce l'ha 21. Oh, ha vinto la Grecia! E andiamo! Sì, sì, poi gli tiro una coltellata Madonna. Sulla schiena. Non ci credo neanche morto che è un abbraccio veramente di... Oh, per una volta che sto facendo un apprezzamento dove si abbracciano, dove fanno vedere la fratellanza, quello che dovrebbe fare sto gioco, arrivi tu, ma gli ha ficcato un coltello dietro, in realtà... Sì, è vero, solo è andata così sicuramente. Adesso si accascia per terra, eh? Oh, ma quello era vestito da Kaiba! Totalmente, un cosplay di Kaiba molto cheap, guarda. Però... un tentativo di fare il cosplay di Kaiba. Era terribile anche il cosplay. I went back to see the other people there, and I want to see them. It was a well-fought final. Played the best of three games with Miltiadis Marco bringing the victory home to Greece with a 2-1 win thanks to his Neptis Metamorphosis Chaos deck. Troppo forte Mexico's Jorge Lizarraga Hand Destruction deck. These are the deck lists, so you can have a look at the 2005 standard main, which che is basically today's gold format. Però pensare che giocava Neptis, mamma mia. Di quanto... Special mention, of course, the... Ah, è questa messa la magia. No, boh. È un floodgate. Questo mazzo è un floodgate di altri tempi. Third and fourth place players, respectively. Madonna, sì. Anche questo, che sì, bello. X testa cannone, ma che cosa vedo? Ci sta. È un 1008. Vabbè, ma comunque non so, cioè ci sarà stato... Limit removal. Ecco perché. Ah, cazzo, è un target luce per BLS. Sì, anche, tutto. Sti mazzi sono qualcosa di bellissimo. Io adesso voglio giocare formato 2005. Te l'ho detto, 2005 è il futuro. David Kreshmer from Germany with his Machine Chaos deck. Voglio giocare col mazzo Neptis con le Metamorphosi. Lee Wan-Sian from Taiwan with his Warrior Chaos deck. And here are their respective deck list. Taiwan. No. Quello è palesemente thailandese. Ho detto che è taiwanese. È la stessa cosa. Ha vinto il greco di 20 anni, ne ha 39 adesso. Anche la carta. Mamma mia. Dai, falla vedere bene. Ha paura di far cadere tutto, anch'io avevo paura. Mamma. Cioè c'ha la quella è la stele con meteo. Grazie. No, forse era 2004 poi. Madonna, che bello. Quella cazzo di stele. Io voglio quella, non le mie. David Kretschmer. Anni.
33 adesso. Dobbiamo andare a Taiwan, becca il tipo, menallo, se non ci dà la carta, sì, ovviamente. Sì, sì, certo, certo. Signori di Twitch, signori di Konami, ci dissociamo dalla violenza, era una battuta goliardica, eh. As it's custom at World Championship, the finalist also receives some exclusive WCS. Ma Xexen, Xexex, troppo bella. Quanto costa? 50.000 euro. Cards, specifically King of Destruction, sì, sì. Xexex, Madonna che fico. While Queen of Fate Eternia was the prize for the second place. Oddio, non hanno senso. As I said, it was an incredible experience, and even though I performed quite poorly at the tournament, finishing in the 17th to 40th group with 3 losses in the Swiss round, che sfiga. I still have che sfiga. Very fond memories of the event, and I'm so glad that I could share them with you guys today with this video. È palesemente italiano perché c'ha l'infradito. Palesemente mio fratello che gira con l'infradito in Giappone. Orsellino, infradito. Questo potevo essere io da giovane, invece no. Io ero sfigato e lui stava in Giappone a fare il torneo fighissimo. Aveva anche 4 anni più di te, credo. Like questo di più. Thank you for watching and I'll see you next time. The most fun part of Yu-Gi-Oh? Molto. I think playing with my friends. No! Greve, ragazzi. Cavolo. Mi dispiace veramente. Video incredibile, mi dispiace ovviamente per il ragazzo poverino. Però è bello il messaggio che è passato, nel senso, la cosa bella di Yu-Gi-Oh! È giocare con i propri amici. Ci sta la competizione, ci sta il collezionare, ma condividere la propria passione con altre persone non ha prezzo. Nonostante le carte valgano 50.000 euro, però è una cosa che non ha prezzo. E grazie a Dio passano gli anni, ma almeno per me la cosa non è cambiata. Guerenz, cosa ne pensi? A parte la... il finale un po' il po finale tragico. Mi ha fatto prendere un pochino male, comunque sì, Yu-Gi-Oh! Con, cioè, il discorso che hai fatto tu non ha senso ripeterlo perché è quello, e le carte uniscono molto più di altre cose in realtà. Sì, giocate, godetevi il gioco per quello che è e non per quello che c'è adesso dietro. E va bene ragazzi, il video finisce qua. Ovviamente tutto questo è stato fatto come preambolo al prossimo episodio del podcast che ci sarà insieme a Namer Merli, che ovviamente ci racconterà per filo e per segno tutta l'esperienza e ci spiegherà nel pratico cos'era Gotta all'epoca e cosa ne pensa lui di come è diventato, perché effettivamente adesso non è il Gotta di allora. Detto questo ragazzi, ovviamente piccolo supporto, un bel like e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video. Ciao a tutti.